Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Sono passate diverse settimane da quando Maurizio Laudicino ha lasciato Uomini e Donne insieme a Elena Di Brino. Un'uscita la loro, che ha fatto molto rumore, soprattutto per i modi in cui è avvenuta. Ricordiamo infatti che Elena, dopo i ripetuti attacchi ricevuti da Gianni e Tina, è stata in qualche modo invitata a lasciare la trasmissione. Cosa che ha fatto, non prima di aver mandato a quel paese tutti quanti. Maurizio l'ha seguita, e da allora hanno cominciato a vedersi fuori dagli studi televisivi. I modi con cui entrambi sono stati spinti a lasciare Uomini e Donne hanno indignato e non poco Maurizio, che è tornato sulla questione in un'intervista rilasciata a Fanpage. Qui, l'ex cavaliere ci è andato giù pesante nei confronti di Tina e Gianni, utilizzando dei termini molto forti, come bullismo e pressioni quasi fisiche che sarebbero state fatte ai danni di Elena. Maurizio infatti, sostiene che Elena si sia trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti. Una cosa che il 52enne reputa insopportabile. Non solo, ha spiegato che quando l'ha vista alzarsi per lasciare lo studio, a lui è venuto spontaneo accompagnarla per darle sostegno. Insomma, non ha potuto fare altrimenti, visto che a detta sua, si era trovato di fronte ad una sorta di bullismo ai danni della donna. Maurizio non ce l'ha con la redazione di Uomini e Donne, ma proprio con Tina e Gianni. Nel prosieguo dell'intervista, ha fatto presente come siano stati loro ad intestardirsi affinché lui e Elena lasciassero il programma. In realtà ancora oggi, Maurizio non riesce a capire per quale motivo i due opinionisti abbiano cercato di fare di tutto pur di farli andare via. Guardando anche alle passate edizioni di Uomini e Donne, non ci sarebbe mai stato un comportamento così aggressivo verso un'altra persona, come invece è successo con Elena. Durante questo lungo sfogo, l'ex cavaliere ha parlato anche di Gemma Galgani. L'uomo ha voluto precisare che lui non è andato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma. È stata lei a farsi avanti con lui. E va anche vero che lui si è lasciato trasportare dalla situazione. I due non erano sulla stessa lunghezza d'onda, visto che lei voleva trasformare il rapporto in qualcosa di più fisico. Quando si è reso conto di questo, è successo il patatrac. Comunque sia, la sua partecipazione a Uomini e Donne non lo ha certo aiutato nel suo lavoro. In molti lo avevano accusato di aver iniziato la conoscenza con Gemma solo per un fatto di visibilità e popolarità. A quanto pare invece, a seguito dell'esperienza nel dating, alcuni suoi clienti se la sono data a gambe. Invece che acquisirne di nuovi, qualcuno ha preso le distanze da lui. Quindi, pare proprio che non sia andato a Uomini e Donne per business, come ha spesso insinuato Tina Cipollari in studio. Detto questo, siete d'accordo con Maurizio? Tina e Gianni hanno esagerato nei confronti di Elena? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!